Si è appena concluso il DJ Contest e siamo qui con il vincitore, Luca, in arte in realtà? Dread Lion for Starter Sound. Allora, hai vinto una serata, suonerai a live, sei contento? Contentissimo, sono venuto per quello. Dai, diccelo un po', te lo aspettavi di vincere? No, non me l'aspettavo, ma speravo di riuscire a ottenere una serata in uno di questi tre locali dove si suona musica abbastanza mainstream e io suono tutt'altro, quindi speravo di ottenere appunto un posto, un'ora di DJ set in uno di questi, di queste location, per proporre un attimino quella che è la mia musica, diversa da quello che si suona nelle discoteche oggi. E sono riuscito a ottenere un bel premio, diciamo, quello che potevo sognarmi da questo contest. E infatti ti hanno premiato proprio sottolineando la tua originalità. Esatto, io suono musica reggae, quindi secondo me un po' gli è dispiaciuto a quelli che hanno offerto quella ora a live, darmela a me, insomma, reggae a live non è una cosa... Beh, qualcosa di diverso, insomma, vedremo se gli ospiti apprezzeranno, ma sono sicura di sì. Dai. Sì, sicuramente. Benissimo, allora ancora congratulazioni Luca. Grazie e mille. Buona serata a live. Ci vediamo a live allora. Ciao. Ciao. E a organizzare questo DJ Contest che si è appena concluso abbiamo con noi DJ Paolino, che appunto si è occupato di mettere in piedi tutta questa bellissima gara. Diciamo, ci ho provato, ciao a tutti, buonasera. È stata un'esperienza emozionante perché comunque, vabbè, è nata, diciamo, all'ultimo minuto fondamentalmente. È stata una cosa concretizzante per tutti i ragazzi giovani che vogliono approcciarsi in questo senso, che non è sempre facile, volendo. Io sono un DJ della vecchia scuola, insomma, ho 41 anni e ho iniziato nel 1988, dove era molto più difficile trovare degli spazi, e sono contento che mi abbiano dato in realtà l'opportunità di far suonare dei ragazzi giovani e quindi di far sì che loro possano comunque proporsi in questo senso, che mi sembra una cosa importantissima. Anche perché appunto il premio per i primi tre classificati erano delle serate importanti nei locali Bolzanini. Sì, assolutamente, adesso al di là del premio fisico per il primo, che era una targa commemorativa, mi sembrava importante appunto, data l'età medio giovane dei ragazzi e l'inesperienza in termini locali, dargli la possibilità di affrontare un loro set con un pochino più di calma in questo senso, perché qua avevamo proprio gli spazi ridotti in un locale che sia per il primo classificato un locale vero e proprio quale è il Life, dove noi in questo momento stiamo collaborando come Dimension, piuttosto che comunque un aperitivo dove comunque nulla togliere hanno l'opportunità di esprimersi, che è importantissimo secondo me. Soddisfatto del risultato? Assolutamente sì, assolutamente. Non ho preso parte a nessun tipo di giuria o di influenza in questo senso, perché presentando, organizzando la cosa non mi sembrava lecito, però devo dire che secondo me la giuria che ho selezionato, e sono assolutamente tutti professionisti, ha votato il giusto. Benissimo, allora vedremo questi tre ragazzi in queste appunto tre serate importanti e noi ti ringraziamo per aver organizzato questa bellissima gara. Grazie a voi, un saluto.